Signor Sindaco, un ricordo che ha del Cardinale Tettamanzi personale? Ma purtroppo io l'ho conosciuto poco, l'ho visto un paio di volte di sfuggita e un po' mi spiace perché soprattutto adesso eh, rileggendolo, ascoltando persone che l'hanno invece eh, con cui non ho avuto a che fare, capisco quanto è stato un maestro per, per Milano. E da questo punto di vista mi piacerebbe mh, parlare con la famiglia e con la curia. Credo che l'obiettivo minimale è... Potrebbe essere rimettere ordine al suo pensiero. Che Tetamante era noto per l'attenzione agli, agli ultimi, ma era, sta, ha fatto molto anche in termini di attenzione per la famiglia, per il lavoro, il fondo Famiglia e Lavoro del 2009. Per cui credo che quello che lui potrebbe gradire è veramente che rimanga vivo il suo pensiero più che grandi celebrazioni. Ci magari partendo da quella frase che pronunciò proprio nel 2002 entrando solennemente a Milano in quella che ora è la sua casa, Palazzo Marino, i diritti dei deboli non sono diritti deboli. È così, obiettivamente penso in periodi diversi, ma fossimo siamo molto allineati e devo dire che molte delle cose che lui sosteneva io le sento, però al di là della mia persona, al di là del comune, per la città ecco, sarebbe veramente utile non disperdere questo insegnamento, per cui credo che la curia senz'altro ne sarebbe felice. So che ha un fratello e una sorella ancora in vita, li sentiremo e vediamo di fare qualcosa di buono. Grazie. grazie, grazie.